Ok, aspetta che devo droppare le cose. Allora, ragazzi, quelli al 31 stiamo facendo qualche partita Fasmofobia, intanto siamo a livelli 40-45, quindi quindi ottimo. Comunque, hai sentito la notizia di Sean Connery? Ci sono rimasto È morto, sì, ma di vecchiaia però. Cioè, aveva paura di Covid. Bro, non ti sento più. È morto. Ok, aspetta, il mio compagno intanto che mo arriva. Nel frattempo scendo una cosa. Ok, sì, è morto, cioè, ci sono rimasto male, mi piaceva molto come attore, mi sono visto quasi tutti i suoi, forse tutti i suoi film. Ma per vecchiaia però ho visto. Sì, nel sonno, quindi proprio Mi ero la migliore cosa preoccupato che si potesse per fare. Covid. No, nel sonno, quindi proprio è andata la migliore cosa che si potesse fare. Allora, qua mo qual è? Ah, ok, la solita. Sensori di movimento, per forza. Due sensori di movimento a testa e iniziamo così, perché è professionale, così vediamo di acchiapparlo il prima possibile. Perfetto. Ma Dammi che un video filmo? secondo. Ah, ecco. Sì, avevo fatto il vlog veloce di 2 minuti di quello che ho fatto, praticamente. L'ho visto, cioè me l'hai mandato veramente. Eh sì, mi è venuto spontaneo di qui del 38 ora. Vabbè, è normale, è normale. Ma Allora, vuoi andare sopra o vuoi andare sotto? tu che cosa hai preso? Ah, ma giusto. Due sensori di movimento, per forza, dobbiamo capire così. Se no ci mettiamo troppo tempo col termometro, capito? Sensore di suono, sì, no, ho preso uno. Ho sbagliato io. Sì, sensore di suono, sì, sensore di suono. Vai tu giù come al solito, va, tanto ormai la sei a memoria. Ok. LOL. Come prima, ricordati quando vai sopra dove metterli, di lato. Uno mettilo in camera proprio a sto punto. Però comunque mio cugino ha detto, ma c'è la partita alle 6. Sì, infatti sta giocando l'Inter, l'ho messo a mio padre, sta pure Bro, sta giù. la partita. Ne sei sicuro? C'è la porta socchiusa qua, io non sono entrato qua. Andiamo a prendere termometro e tutto e controlliamo se è vero. Ho Sì. sentito un rumore di porta che si apriva in effetti, quindi l'ho pensato che stesse giù. Che cosa rassicurante, grazie. Ah, l'hanno risistemato il bug, meno male. Ecco. Ah, infatti ha fatto Ah, ecco. un'interazione. Allora, Cucina. il sensore in cucina. Sì, lo sapevo. Potrebbero essere o la cucina stessa o le due stanze vicino alla cucina, perché
E prendi tutti i sensori di movimento, bro. Prenditi gli altri due, vieni. Mettiamo due in camera e uno da un lato, uno dall'altra camera dove c'è il salotto. Questo è professionale, giusto? Sì. Bene. Io ne metto uno qua a sto punto. Perché potrei. No, questo lo metto io. Andiamo qui. Aspetta, sì, stavo tu. Uno mettilo. Vabbè, lo metto io qui. Tu devi metterlo un altro da quest'altra parte e poi qua dentro. Ok. Mettilo qui, sì. A posto, possiamo. E serve il termometro però, perché dobbiamo fare la missione del termometro. Ma mo facciamo tutto, però lascia stare. Prima vediamo se si sposta, capì? Ha permesso in una di queste tre stanze. Sì, lo credo anch'io. Ah, c'è cucina, c'è cucina. C'è il sensore della cucina che sta a cannone. Sì. Quindi crocifisso vicino all'ingresso e al centro, perché ho paura. Andiamo col termometro, se lo rilevi col termometro usiamo il crocifisso. Cioè metto il crocifisso appena vedi la temperatura. Sì, 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 prendi il crocifisso intanto. Sì, sì, crocifisso e spirit box, come al solito. Aspetta, aspetta, aspetta che sta. Ok, ok. Si è calmato, si è calmato. Dimmi che non è una donna. Non ho letto il nome. Dobbiamo contare la nostra temperatura di coso. 5, 7. E qua mi sa. Aspetta. 7, 4, 3. No, sta qui, bro. 6, ok. Dove sei? Qui. Ma risposta. Ti ho sentito subito. Cazzo. Cosa, bro? È comparso, mi è comparso alle spalle all'improvviso. Ti ha chiuso la porta, infatti. Vabbè, siamo messi bene, però stiamo già a 70, che cazzo? Allora, abbiamo la spirit box e sappiamo che sta in cucina. A 70 non c'è bisogno che ti droghi, possiamo fare un altro giro? No, no, io prendo stesso, perché ti è stata abbassata drasticamente, è un problema. Questa ti attacca già a 50, secondo me. Allora, se prendi la macchina fotografica ci facciamo un giro libero e impronte digitali, perché ci ha smanettato vicino alla porta. Quindi sì. Possiamo già controllare anche le impronte digitali. Voglio fare soltanto una cosa furba. Andiamo. Ce l'hai una macchina fotografica appresso? Sì, sì, sì. Così facciamo, mentre tu metti questa io piazzo il libero e la. Aspetta, fammi controllare a che livello sta. Ok, possiamo entrare. Ottimo. Aspetta, bro, voglio mettere qua la videocamera. È stata subito, sei incazzato. Il libro lo devi mettere qui davanti, bro. Mettilo qui, per favore. Proprio qui. Ha buttato un po' di cose, ha buttato. Perché devo capire il suo movimento, che non è qua. Fammi controllare le impronte digitali. Ultima di IDP. Ti è passato davanti. Ok. Passa da un punto all'altro, ho capito. Quindi passa tra le due stanze. Ci serve assolutamente
un altro libro qui, perché sta a tutte e due le stanze. Ma il mezzo non è come incazzosa! Mi ha ciatato nell'orecchio, mi ha sottato in faccia, mi ha seguito, e porca miseria! E oggi si è fissato con te, si è fissato. Allora, salute mentale. La tua sì, bro, mettila, prendila, te l'avevo detto, prendila. Allora, impronte digitali non ce ne sono. Allora. Ah, ma questa ci piglia in pieno, eh. Allora, ci serve un altro crocifisso e lo devi mettere poi in questa stanza, nel corridoio, qui, cioè quando camminiamo, perché è pericolosa. Sì, mo lo vado. Guarda la porta. Chiuso la porta, oh, apri e chiude la porta in una maniera impressionante. No. L'abbiamo rimasta aperta, la lena si mi chiusa. Ah, ok. Mi sarebbe forse un cacchio di treppiedi un'altra volta, che lo devo mettere nell'altra nell'altro angolo della strada. Ma la situazione orb. Non lo trovo, per questo devo capire se sta in altre zone, capi? Ha spento la luce. C'ho l'altro crocifisso che ho preso. Ma non c'è neanche la freezing, quindi deve scrivere per forza sul libro. Lo devi mettere qua per forza, qui davanti, bro, lo devi mettere qui davanti il libro, qui, guarda, perché passa qua. Ha scritto, ok. Lo sapevi. Aspetta, abbiamo... spegni le luci, bro, spegni le luci. Dall'altra parte, bro. Ecco, andiamo. Ok, se non ci sono le orb dobbiamo controllare. Però qua la luce è quella, ti ho messo la telecamera. Allora, mi serve. Vabbè, il libro abbiamo sgamato che parla. Sta buttando roba in un macello, sta a fare sta signorina. Ma è un maschio? Vedi un poco, nel caso non ci sono orbs, è MF5. È un maschio, Robert, comunque. Sta buttando cose a destra e a manca. Intanto fammi mettere quello che devo mettere, il MFM. Libro, Spirit Box, no, libro e Spirit Box. Quindi dobbiamo vedere l'Oni, vabbè, lo spirito e l'Oni. Siccome può essere un Oni, l'unica cosa che dobbiamo verificare... Le impronte non ci stanno, quindi no, dobbiamo far vedere il valore 5, però serve solo quello. Io non lo so, io lo vedo molto attivo, secondo me è un Oni, la butto così, però voglio andare a controllare con l'MS. L'Oni ha ancora... Porta la macchina foto... Voglio vedere un attimo l'Oni che cosa faceva, perché l'Oni è un disgraziato. L'Oni serve livello 5, sì, pare sempre sì. Per me è un Oni, però porta la macchina fotografica perché è apparso già 3 volte, capito? Non vorrei che magari riesci a fargli la foto. Arrivo subito, dammi un secondo, sto qua un attimo. Cioè, devo schienarti una cosa. Andiamo, sono pronto. Allora, un'altra cosa, dato che sta nella cucina, vai, fatti pure un giro a vedere se il rubinetto della cucina c'è l'acqua sporca. Se l'ha aperto, attivissimo dentro la... No, non c'è tutte le luci. Solo queste che ci servono. Fatti un giro nel lavandino, vedi un po' se la...
Dacci un segno. Pulita. Dacci un segno. Dai, che lo so che sei qui dentro, dai. Dacci un segno. È 4, non è 5, però penso è questo. Può raggiungere a 5, sì. Sì, è mesta, sì, sì. Sicuramente. Dacci un segno. Non lo provoca. Sì, per me è MF5. Ho sentito qualcosa? Ho detto che apparì. Vabbè, dai, andiamo in fiducia. Prolungare troppo non è cosa. No, però ce l'ha abbassata la sanità mentale, eh. Ce l'ha abbassata un po'. È un Oni, anche dal comportamento. È un Oni, sicuramente. Decisamente, mettiamo Oni e ciao. Posso chiudere? Sì, sì, sì. Era sicuro, bro. Scontatissimo, bro. Quando fa così, sì. Comunque, mi fa ridere che oggi dovrebbero venire le mie cuginette. Sono stato con loro oggi tutto il pomeriggio. Quasi. Me ne sono scappato, praticamente. Però ho lasciato con le candele tutto in... come si chiama? Madonna, lo sapevo. Che è successo? Sì, mamma? Vuoi venire un attimo? Arrivo. Indovina un po', devo scendere. Come va? Devo vedere che succede. Dai, vado. Che palle. Niente, abbandono un altro, tu fatti una partita e intanto rientro. Dopo, perché non so quanto tempo ci metto, ok? Vai.